Carissimi amici, eccoci tornati sul canale. Oggi voglio riprendere il lavoro che ho fatto recentemente, di cui magari alcuni di voi hanno già visto la realizzazione. Perché riprendo questo discorso? Perché probabilmente nella mia spiegazione, nella mia presentazione, non è stato abbastanza esaustivo. Voglio dire che al momento in cui ho sperimentato questo attrezzo, l'ho trovato estremamente utile, versatile, con margine di miglioramento, però fondamentalmente comodo. Questa impugnatura permette l'uso del trapano molto funzionale. Questo invece movimento con la mano presuppone la foratura a seconda dello spostamento del terminale. Questo avanzamento permette anche in posizione verticale, anche in posizione rovesciata, il funzionamento della foratura. Di seguito vi farò vedere una serie di fori fatti su questi pannelli, per cui ho dovuto fare i fori su tutto il perimetro. Per cui potrete vedere con questo meccanismo, con questo ausilio per trapano, diciamo, la facilità con cui si possono fare i fori e la velocità anche di realizzazione. Se vi piace, mettete un bel like, guardatevi tranquillamente il video e poi giudicate voi se effettivamente è un attrezzo valido o no. Arrivederci.